Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Ci troviamo a Varese per i campionati nazionali organizzati dalla società ciclistica Alfredo Binda. Come avete visto dalle immagini, ombrelli aperti e pioggia che da alcuni minuti ha iniziato a scendere, quando siamo ai momenti che precedono la partenza di questo campionato italiano per la categoria Donne Juniores e Donne Elite. In mattinata la gara Juniores, che seguiremo in questa ultima puntata. La prossima settimana in onda andrà la gara più attesa, quella dell'Elite. Come abbiamo visto dal campanile della centralissima piazza Montegrappa, che segnala le ore 9:15, ormai tutto pronto per il via. Saranno 102 le atlete che tra poco partiranno per affrontare i 72 km, suddivisi in 7 giri del tracciato. 6 giri base di chilometri 10, più un giro finale leggermente allungato che misura più di 11 km, con un tratto in più di salita rispetto ai primi 6 tornate. Le Ferrari che precederanno la carovana in questo primo passaggio, che fanno parte del Ferrari Club Travedona. Schierate sulla linea di partenza, le 102 ragazze spiccano con la maglia arancioni della società SC Vecchia Fontana, che saranno via con 6 atlete. Campionato italiano patrocinato dalla città di Varese, dalla regione Lombardia, dalla provincia di Varese, Agenzia del Turismo, Lago Maggiore Bike Hotel e Panathon Club Varese. Darà il via, e la vediamo di spalle, Maria Ida Piazza, assessore del comune di Varese. Pronta anche la motocicletta della RAI, che trasmetterà la gara su Rai Sport 2. Maria Ida Piazza abbassa la bandierina e così si parte per questa gara. Pubblico delle grandi occasioni che sta prendendo queste atlete che hanno preso il via sotto l'acqua. Ma ora vi lascio le interviste realizzate da Graziano Baldoin allo speaker Alessandro Brambilla e al presidente della società ciclistica Renzo Oldani. Siamo con lo speaker ufficiale di questi campionati italiani femminili, Alessandro Brambilla, definito l'enciclopedia del ciclismo. 102 partenti per questa gara juniores, si può dire che è stato un buon riscontro. Sì, è una media di 90 concorrenti per le gare normali, 102 oggi che è campionato italiano, è molto impegnativo, ci sono tutte le migliori al via, di conseguenza da questo punto di vista è già un successo organizzativo per la società ciclistica Alfredo Binda e per la città di Varese. Ci sono atlete che cercheranno di meritarsi la convocazione in nazionale per il campionato d'Europa di Nyon. La gara delle Juniores è attentamente seguita da Dino Salvoldi, commissario tecnico dell'Italia. Tra le favorite la Beggin, la Bertizzolo, la Sperotto, la Cretti, ma ci sono anche altre ragazze, perché il profilo altimetrico non è proibitivo. È una corsa che possono vincere almeno 15-16 concorrenti tra le 102 che oggi hanno preso il via. Sarà sicuramente un grande spettacolo questa gara delle Juniores, lo sarà pure nel pomeriggio quella delle Elite. E per questo campionato che si svolgerà in Svizzera, riesci ad avere una previsione a lungo termine? La favorita principale è la Dieder Iksen, che è la vincitrice del campionato del mondo delle Juniores di Firenze del settembre 2013, e la Richoux, la francese, pure tra le favorite. Chissà, forse può esserci anche qualche ragazza italiana. Mi dicono che anche il percorso in Svizzera non è eccessivamente impegnativo. Ci sono delle donne in crescita, come ad esempio Sofia Beggin, che è brava anche nelle competizioni ciclocrossistiche, e poi c'è un grande commissario tecnico, Dino Salvoldi. L'Italia con le Juniores ha già vinto 3 volte il campionato del mondo, e Dino Salvoldi è il plurivincitore tra i tecnici a livello mondiale, soprattutto per le medaglie d'oro che ha conquistato con il ciclismo delle Elite: una volta con la Bastianelli al mondiale, 2 volte con la Bronzini al mondiale, una volta con la Guderzo al mondiale. E i piazzamenti ottenuti dalla Cantele, che è salita più volte sul podio al campionato del mondo da piazzata. Sarà sicuramente un grande spettacolo la gara delle Elite, ed è un successo per la città di Varese, malgrado la pioggia. Speriamo che non ci sia la pioggia nel pomeriggio. Auguriamo ancora buon lavoro e in bocca al lupo a Alessandro Brambilla. Il presidente dell'Alfredo Binda di Varese, Renzo Oldani, 85 anni di storia.
85 anni di storia, un bel traguardo. Devo ringraziare tutti i presidenti, tutte le persone che si sono proposte prima per arrivare a questo 85esimo anniversario. Noi quest'anno cerchiamo di, nel miglior modo possibile, di festeggiare questo avvenimento importante. Quest'anno per la prima volta abbiamo organizzato una gara femminile, un campionato italiano, in una splendida Varese. Peccato la pioggia, però direi che vedo che di gente, nonostante l'acqua ce n'è molta, la piazza sta aspettando i corridori, abbiamo organizzato degli eventi collaterali, dei mercatini, delle esibizioni in bicicletta, cerchiamo una banda, direi che, come posso dire, si cerca di fare ciclismo spettacolo, non soltanto una corsa in bicicletta ma un avvenimento per la città, quindi cerchiamo di far venire le persone a cui non interessa il ciclismo, coinvolgerle magari col ciclismo per cercare di farle appassionare al nostro sport. E da domani si parte con l'organizzazione della Trevalli, che sarà quest'anno il 18 di settembre. Sì, sicuramente il 18 di settembre, è già venuto commissario tecnico a visionare il percorso, quindi ci ha dato delle indicazioni importanti, quindi a tutti gli effetti è una gara premondiale, questa è una prova generale, quantomeno per l'arrivo, che si svolgerà nello stesso luogo e nel cuore di Varese girerà questa Trevalli Varesine premondiale, sperando sicuramente per tutti noi che le cose funzionino meglio. E come sarà questo circuito della Trevalli quest'anno? Non è ancora definito, stiamo vedendo un attimino ancora, direi che sicuramente l'arrivo è in Varese, l'altro pezzo del percorso sarà organizzato in base ai nostri sponsor e alle persone che ci sono vicine. Abbiamo sentito Alessandro Brambilla, speaker ufficiale di questi campionati nazionali, e il presidente della Binda, Renzo Oldani. Ma andiamo a vedere quello che è successo in gara. Siamo al terzo dei 7 giri in programma, al chilometro 34. Sono 2 le atlete al comando e si tratta di Chiara Teocchi della Bianchi con il dorsale numero 5 e con il dorsale numero 70 Sofia Bertizzolo della Braganze Millennium. Queste due ragazze hanno un vantaggio che supera di poco i 10 secondi quando mancano ancora 38 km alla conclusione e ci avviciniamo alla metà di questa competizione. Da via Crispi si gira a sinistra e da qua si inizierà a salire verso via Guercino, dove si scollinerà questa salita di circa 700 metri con pendenze che in alcuni punti superano il 10%. Circuito interamente disegnato all'interno della città di Varese. Brava la società organizzatrice che ha portato questa spettacolare manifestazione all'interno della città giardino. Un ringraziamento particolare alla Polizia di Stato e a quella locale, a tutti i volontari che stanno dando un apporto importante per la sicurezza di queste ragazze, che possono così gareggiare nella massima tranquillità e che stanno dando spettacolo a tutti i tifosi che sono arrivati veramente in tanti nel centro della città, dove vi è posto l'arrivo e dove sono state svolte le operazioni preliminari di gara nella Camera di Commercio, che ha messo a disposizione il suo palazzo per le varie operazioni pre e dopo gara. Scolliniamo questa salita con Chiara Teocchi e Sofia Bertizzolo, che aumentano leggermente il vantaggio sul gruppo che abbiamo visto tirato dalla ragazza Angela Maffeis alla sua ruota la Tortolina e così via via tutto il gruppo. Rettilineo d'arrivo, posto in via Volta, conclusione del quarto passaggio, siamo al chilometro 40 di gara, ancora 32 alla conclusione, sempre la coppia Bertizzolo-Teocchi al comando, quando transitano sotto lo striscione d'arrivo, mentre la pioggia accompagna sempre queste ragazze juniores che hanno 17-18 anni. Dopo via Volta si passa di fianco a piazza Montegrappa, dove vi è posto il palazzo della Camera di Commercio. Transita il gruppo con un ritardo di 32 secondi sul tandem di testa.
Passaggio davanti alla questura con Chiara Teocchi, campionessa italiana di ciclocross, e la veneta Sofia Bertizzolo sempre al comando, ma il gruppo recupera leggermente terreno. Dai 32 secondi sotto lo striscione d'arrivo si passa ai 25 quando mancano poco più di due tornate al termine. Gruppo inseguitore è rimasto con 35 unità. Con il dorsale 98, Valeria Arzilli, portacolore della Piemonte in rosa, che è rimasta vittima di una foratura. Luca Botta, oggi in veste di giudice di gara in motocicletta. L'abbiamo visto qualche settimana fa nella gara che si è svolta a Piatto per la categoria allievi, in veste di organizzatore della gara. Gara organizzata dalla US di Piatto, che con il passare degli anni sta diventando uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale per la categoria allievi. Gruppo che in questo tratto di strada leggermente in discesa di Via Crespi sta facendo una buona velocità, guidato da Silvia Persico, che a testa bassa guida queste ragazze all'inseguimento della Teocchi e Bertizzolo. Ritorniamo sulla testa della gara con Chiara Teocchi, che sta facendo l'andatura quando siamo nel tratto più duro del percorso, tracciato che misura una decina di chilometri a tornata, mentre l'ultimo passaggio sarà leggermente più lungo. Le ragazze dovranno percorrere un tratto di un chilometro in più di salita e si andrà a scollinare al Montello, dove nel 2008 si percorreva in senso inverso nel percorso dei mondiali che si sono svolti a Varese. Abbiamo visto il gruppo minaccioso alle spalle del tandem di testa. Guadagna leggermente terreno il gruppo e si porta a 20 secondi da Teocchi e Bertizzolo quando stanno scollinando questo duro strappo. Poi vi sarà un tratto di falso piano di circa un chilometro e la discesa che porterà le ragazze nel centro città. Collina il gruppo con un ritardo di 20 secondi. Al comando abbiamo visto la portacolori della Piemonte in rosa, Nicola Nesti, alla sua ruota Sofia Beggin, poi Katia Ragusa. 20 secondi di ritardo per queste ragazze quando mancano 24 km alla conclusione. Conclusione della discesa dal Montello di un chilometro, si gira a destra e si va verso il centro di Varese. Mentre vediamo i principali sponsor della società ciclistica Alfredo Binda, che hanno permesso di organizzare il più importante evento nazionale del 2014 per la categoria donne. Con questo spettacolare tracciato, ottimamente disegnato, dove tutta la città può godere dell'entusiasmo di queste ragazze che stanno dando vita a una splendida gara combattutissima. Sempre cambi regolari per Chiara Teocchi e Sofia Bertizzolo, che da molti chilometri sono al comando della gara. Si transita sul rettilineo d'arrivo quando mancano due tornate alla conclusione. Solamente una cinquantina di metri di vantaggio per Teocchi e Bertizzolo. Passaggio sotto lo striscione d'arrivo, 21 km al termine. Mentre si sfilaccia il gruppo alle spalle del tandem di testa, rimangono 14 ragazze ad inseguire, poi poco più indietro quel che rimane del gruppo. Rizzi, Tortolina, Pierotti, Campagnaro, Ragusa, Così, Quagliotti, Franchi, Nanni, Gasparini, Bakerman. Questo troncone a 18 secondi. Con la A 17 km dalla conclusione vengono raggiunte Chiara Teocchi e Silvia Bertizzolo. Tra le prime ragazze a riportarsi sulle ruote delle fuggitive vediamo Sofia Beggin, Nicole Nesti, poi la Zanettin. Gruppo in fila indiana che si sta riportando sulle due ragazze che hanno movimentato la gara per molti chilometri.
E siamo ritornati sulla salita che porta al Montello con 25 ragazze che stanno salendo a fatica su questo duro strappo. Al comando a fare l'andatura le migliori atlete juniores nazionali. Quando stiamo scollinando per la penultima volta la salita, al comando a fare l'andatura ancora Chiara Teocchi, poi Angela Maffeis, Silvia Bertizzolo, la Beijing e via via tutto il gruppo quando mancano 15 km alla conclusione. In the sun, your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. E ritorniamo per la penultima volta nel pieno centro di Varese, al comando una trentina di ragazze delle 102 che hanno preso via da Piazza Montegrappa. Pioggia che accompagna le ragazze fin dalla partenza. Ormai stiamo entrando nell'ultimo giro di gara quando si sta per imboccare il viale d'arrivo posto in via Volta. Nel pomeriggio prenderanno il via le ragazze della categoria Elite. Questa gara la potrete seguire la prossima settimana sempre su questa rete. Si gira a destra e si entra nell'ultimo giro di gara con queste 30 ragazze che si giocheranno la gara in questi ultimi 11 km e 300 metri. Fermi al tour. Sono 23 transite in prima posizione. Cattia la guida, poi Verdi solo, Campagnaro, Teocchi, Bellini. Fasi conclusive di questo campionato italiano, siamo sulla salita che porta gli atleti a scollinare al Montello. Alcune ragazze non ce la fanno a tenere l'andatura delle migliori e perdono il contatto con il gruppetto di testa. Ancora 200 metri di salita, poi la strada spianerà per circa 400 metri. Il tratto finale di questa salita sarà leggermente più lungo, dovranno compiere ancora 800 metri del percorso leggermente allungato che porterà a scollinare sul Montello, poi un chilometro di discesa vera, mentre gli ultimi 2 chilometri saranno sempre leggermente in discesa. A fare l'andatura al comando del gruppo vi sono le due ragazze della Braganza Millennium, Bertizzolo e Beijing, poi Chiara Teocchi che è ancora molto attiva dopo la lunga fuga assieme alla Bertizzolo, gruppo che si sta sfaldando sulla spinta della ragazze della Braganza. Metri allo scollinamento di questa ultima salita di questo campionato italiano, si rompe il gruppetto in due tronconi, al comando rimangono in 13. In testa al gruppo ancora Sofia Bertizzolo che sta facendo il forcing, alla sua ruota la compagna di squadra Sofia Beijing, poi una ragazza della Vecchia Fontana, ma sono le due ragazze della Braganza Millennium che hanno un altro ritmo rispetto a tutte le altre.
500 metri alla conclusione e sembrano avere una marcia in più Beijing e Bertizzolo, che guadagnano metri importanti quando mancano 3 km e mezzo alla conclusione. Se ne stanno andando ancora ad inseguire, e Chiara Teocchi che fa il ritmo in testa al gruppo, ma sembra diverso dalle due ragazze della Breganze che guadagnano metri importanti. ...200 metri allo scollinamento di questa ultima salita che porta al Montello. Ci voltiamo e l'avvantaggio di queste due ragazze è di una cinquantina di metri. Ad inseguire in testa allo gruppetto abbiamo visto ancora Chiara Teocchi, campionessa italiana di ciclocross. Si va a scollinare al Montello, 3 km alla conclusione, al comando Bertizzolo e Beijing. Ci voltiamo per controllare il vantaggio di queste due ragazze, che è leggermente aumentato. Ora si scende per 1 km. Più di 1 km alla conclusione, al comando le due ragazze della Breganze Millennium, Beijing e Bertizzolo. Quest'ultima è stata in fuga per molti chilometri già dalle fasi iniziali di gara e si sta raggiungendo il gonfiabile del comitato provinciale di Varese, che segnala con il triangolo rosso l'ultimo chilometro di gara. Ci voltiamo e l'avvantaggio delle due ragazze di circa 200 metri quando mancano 1000 metri alla conclusione e si sta entrando nel pieno centro di Varese. Rettilineo finale posto tra Via Volta e Piazza Montegrappa. Pubblico che ha risposto in massa alla manifestazione ultimamente organizzata dal team dell'Alfredo Pinda, che ha saputo portare lo spettacolo del ciclismo nel pieno centro di Varese con il tracciato disegnato totalmente nella bella città di Varese. 100 metri alla conclusione con le due ragazze della Breganze Millennium che vanno a vincere, che hanno dominato la parte finale di gara. Grido di gioia per Bertizzolo che vince, seconda posizione per la Beijing. La volata del gruppetto è regolata da Nadia Quagliotto, quarta posizione per la Ragusa, quinta Gasparini, sesta Zanettin, settima Wackerman, ottava Nesti, nona Teocchi e decima Nanni. Ecco la classifica finale delle prime 10. Ora vi lascio alle interviste curate da Graziano Balduin. Siamo con la terza classificata, Nadia Quagliotto. La corsa è stata dura, la pioggia, ma questa Breganze ha dato del filo da torcere da tutti fino alla fine. La gara è stata molto dura a causa anche della pioggia, che ha reso anche il circuito molto difficile. L'asfalto era molto scivoloso. L'ultimo strappo ho cercato di stargli dietro alle due Sofie, ma sono state nettamente più forti. Abbiamo cercato negli ultimi 3 km di congiungerci con le due fuggitive, ma tutti i tentativi sono stati vani e ho vinto la volata del gruppetto e poteva andare meglio. Beh, comunque è stata una bella soddisfazione. Sì, molto bella, il mio primo podio agli italiani, boh, speriamo di farne altri nei prossimi anni, anche con sul gradino più alto del podio. Siamo con Sofia Beijing, la seconda classificata. Avete fatto una gara eccezionale, siete arrivati al traguardo assieme tu e la tua compagna a braccia alzate. Sì, è stata una gara molto dura perché all'inizio ci tenevo che arrivasse la Sofia nella fuga, però purtroppo sono venute riprese, però comunque abbiamo cercato di controllare la gara e all'ultima salita abbiamo cercato di fare molta selezione e ci siamo riuscite. Comunque è una vittoria di squadra. Io ringrazio tutto lo staff, la società e faccio tanti complimenti alla Sofia perché se lo merita un sacco. Sofia Bertizzolo, campionessa italiana, una maglia che il proseguo della stagione ti peserà molto. Sì, è sicuramente una bellissima maglia, però se posso correggere non è la mia vittoria, questa è la vittoria di tutta una squadra, perché fin dai giri nel circuito, diciamo, più piccolo, la squadra è stata molto attiva
nel controllo di fughe varie, poi è uscita una fuga con la campionessa italiana in ciclocross, pensavamo che andasse all'arrivo, invece poi ci hanno ripreso e sull'ultima salita io e Sofia siamo riusciti a fare la differenza, poi il finale non è andato come è andato, però io sono contentissima perché la maglia non è solo mia, di tutta la squadra, e io voglio dedicarla a loro perché senza di loro io e Sofia abbiamo culminato proprio un lavoro perfetto di una squadra che è legata, sta andando bene dall'inizio dell'anno e speriamo che continui così. Ed adesso cosa ti aspetta? Adesso diciamo che con questa maglia ho chiuso un po' la prima parte della stagione, che è stata un po' sfortunata perché anche gli italiani a crono ho fatto seconda, adesso speriamo si apra una nuova parte della stagione con nuovi obiettivi, magari anche in maglia azzurra si spera, e vedremo come va. Bene, in bocca al lupo e complimenti. Il direttore sportivo di questa Breganze che ha trionfato quest'oggi qui a Varese, Davide Casalotto, ragazze eccezionali. Sì, hanno fatto una grande gara, ci tenevamo molto a questo campionato italiano perché l'avevamo preparato bene e quest'anno avevamo veramente delle ragazze veramente forti. Sono appena scese da Livigno con il ritiro nazionale e quindi erano già in ottima forma prima e sono anche migliorate. Avevamo progettato di fare la gara dura perché noi non siamo veloci e dovevamo un po' far fuori le ragazze un po' più sportivamente parlando, le ragazze più veloci, e hanno fatto perfettamente quello che gli avevo detto con l'attacco a lunga gittata della Bertizzolo, che poi addirittura ha anche vinto, quindi oggi era la sua giornata. Da domani questa maglia che porterete in giro per l'Italia, per l'Europa, sarà pesante per voi? No, è solo una soddisfazione per le ragazze, perché noi come squadra cerchiamo di metterle nella condizione di fare il meglio, però alla fine sono loro che pedalano e si meritano questi risultati. Ancora complimenti al direttore sportivo Davide Casalotto di questa Breganze che ha trionfato al campionato italiano di Varese. E con questo è tutto, Orlando Borini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana con il campionato italiano delle donne elite. Sofia Bertizzolo, Breganze Millennium, seconda Sofia Belgin, Breganze Millennium, terza Nadia Quagliotto, Società Ciclistica Vecchia Fontana, a Varese in piazza Montegrappa, un grande podio. Mary Cresciani, che è stata più volte campionessa d'Italia su strada e su pista, si congratula con la vincitrice, ma anche con le due piazzate. Alla premiazione c'è Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Vinta, Varese. E Stefano Ferrario, delegato Cori della provincia di Varese. Signore e signori, attenzione, tra poco udirete le note dell'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Corona. Telefono 0163 43 19 62, aperto dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 19.15. Chiuso martedì mattina.